Buonasera, ministro. Buonasera. È stata la luce del risultato ottenuto questa sera, anche lei nota questa grande differenza che c'è, si è parlato nel corso della settimana, Juventus, le varie tabelle che sono state fatte. Lei crede che ci sia effettivamente questa grande differenza tra queste due squadre, almeno alla luce del risultato, del distacco che la Juve ha dato a lui? I punti dicono questo, è normale che per noi sta facendo un campionato anomalo e la Juventus sta facendo un campionato straordinario. Quindi al momento la Juventus dimostra di essere più forte non soltanto di noi ma di tutte le altre squadre, perché ha una proiezione in campionato su 90 punti e quindi questo dice tutto. Andiamo da Paolo, forse vuol fare una. Grazie, buonasera, volevo chiedere due cose. La prima, quanto si complica l'operazione secondo posto? La seconda, quanto c'è rammarico per aver perso Balotelli nella fase decisiva di questa volata a Champions? Grazie. Si complica. Secondo posto, credo che dopo il pareggio nostro con il Napoli risultava molto difficile. Ora credo che sia quasi impossibile arrivare ai secondi, noi questo momento qui bisogna cercare di mantenere il terzo posto. Purtroppo avevamo avuto la possibilità di farlo nella parte di Firenze, così non è stato, perché il calcio è questo. E quindi ora bisogna rimanere sereni, cercando di ricominciare a vincere la domenica, sapendo che dobbiamo fare un campionato di 5 partite e partiamo con un punto di vantaggio rispetto alla Fiorentina. Appunto, mi riporto proprio alla partita di Firenze. Al 70esimo il Milan aveva 9 punti di vantaggio con la Fiorentina, forse aveva anche pareggiato gli scontri diretti in quel senso. Quanti rimpianti rimangono di questo trittico proprio di quel momento focale di Firenze? No, non ci sono rimpianti, non si può pensare a quello che è successo, perché nel calcio succedono delle cose strane che vanno al di là della logica e quindi bisogna prendere quello che abbiamo sbagliato noi a Firenze e cercarlo di tramutarlo in qualcosa di positivo. Purtroppo avevamo avuto una grande occasione e quindi non abbiamo saputo sfruttarla, vuol dire che in quel momento lì ci è mancato qualcosa. In questo momento abbiamo ancora un punto di vantaggio, mancano 5 partite. Dobbiamo cercare di fare il massimo. Oggi avanti il Milan è sembrato molto debole, specialmente un po' evanescente, non solo in Pazzini che non è in serata, ma anche in un problema che sia a me che ai colleghi sembrava improponibile. Davanti sicuramente stasera, ma come squadra parlo a livello offensivo, mi ha fatto non tantissimo, ma di fronte a una squadra che è la Juventus, che ha difeso molto bene, come noi non abbiamo concesso niente alla Juventus. Quindi era una partita molto equilibrata, normale che bisogna fare qualcosa di più negli ultimi 16 metri, giocare un pochino meglio, però questo non vuol dire che la squadra non abbia fatto una buona partita in uno scontro diretto che è stato deciso da un giocatore nostro. Bene? Enrico, c'è qualcosa? Sì? No, microfono, scusa, gli infortunati purtroppo abbiamo perso due giocatori nel primo tempo, Abbiati, Polpaccio e Ambrosini nella caviglia, e poi gli altri stanno più o meno tutti bene, quindi le abbiamo avute a disposizione per domenica.